Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. Anche questa settimana un faccia a faccia con un sindaco. La scorsa settimana era nostro ospite il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. Oggi è nostro ospite il primo cittadino, la prima cittadina di Verbania, Silvia Marchionini. Buonasera. Grazie. Dico già che non avremo invece l'opportunità di avere il nostro ospite, il sindaco di Omegna, perché è in scadenza. A Omegna quest'anno si vota, quindi non le potremo chiedere i suoi programmi per il 2017. Al limite, anzi, sicuramente a Omegna dedicheremo dei veri e propri dibattiti elettorali. Silvia Marchionini, sindaco di Verbania dal giugno del 2014, quando al ballottaggio stravinse contro la sua avversaria del centrodestra, Mirella Cristina. Tra l'altro, prima di diventare sindaco di Verbania, è stata per 10 anni Sì, sindaco di sì. Cossogno, quindi diciamo che ha un'esperienza da prima cittadina notevole. Siamo quindi a metà, quasi a metà del percorso amministrativo che dovrebbe concludersi nel 2019. E siamo, diciamo, a poco più di una settimana dall'approvazione del bilancio 2017 e del piano triennale. E proprio partiamo dal bilancio perché ha fatto una certa specie vedere l'approvazione del bilancio con una sala non piena, una sala consigliare non piena. Mi pare che gran parte dell'opposizione non avessero partecipato a questa votazione che si è conclusa a notte fonda. Lei non si rimprovera qualcosa? Non si sente un po' responsabile del fatto che una parte consistente del Consiglio non abbia partecipato al dibattito e alla votazione del bilancio? Dunque, la mia responsabilità è verso i cittadini, il mandato di governo è chiaro, vuol dire che il sindaco, la maggioranza e quindi poi la giunta devono prendere le decisioni e fare il bene della città. Ora, se io devo non approvare il bilancio, tirarlo per le lunghe fino all'estate per consentire a tutti i 9 gruppi di opposizione formate magari da una persona, perché poi c'è questa particolarità, vengo meno all'impegno che ho preso insieme ai cittadini. Tutti capiscono che approvare un bilancio a inizio anno comporta sicuramente una maggiore rapidità e anche dare senso alla programmazione. Alcuni gruppi di minoranza o opposizione erano presenti in consiglio comunale. Chi poi decide di non partecipare, credo faccia harakiri da solo perché si tira fuori dalla discussione. Pertanto, va bene le forme, vanno bene le forme di dialogo, ci sono state in commissione, nulla è avvenuto di diverso rispetto agli anni precedenti. 45 giorni di tempo hanno avuto i consiglieri per vedere il bilancio, chiedere notizie, approfondimenti, per cui ha delle così, pretese di condivisione quando io non ho fatto nessun patto né elettorale né davanti ai cittadini con gruppi formati magari anche da una sola persona in consiglio comunale. Mi sembra un modo molto vecchio di guardare la politica, quando il Consiglio Comunale eleggeva il sindaco. Oggi non è più così. Ecco, però anche tra quei gruppi che invece hanno partecipato alla discussione c'è un po' di delusione perché dicono avevamo presentato degli emendamenti al bilancio che tutto sommato non sono nemmeno stati respinti nel merito, si è anche detto che erano condivisibili, però di fatto non sono stati accettati. Perché? Allora, diciamo, alcuni emendamenti erano particolarmente superficiali e vaghi, per cui andare a togliere delle risorse, faccio un esempio dai parco giochi, per poi metterle su un progetto che può riguardare l'orto civico, quando non è ben precisato come andare in quella direzione, vuol dire che io tolgo un intervento che sicuramente saprò fare per uno che è ancora un po' sulla carta. Ma pare di aver espresso molto chiaramente insieme alla maggioranza che alcune delle idee erano ben accette e si sarebbero portate avanti. Ma se nel momento in cui si dice sì a un emendamento, poi si fissa una scadenza di tempo e se il giorno dopo quel lavoro non viene svolto, si mette all'indice il sindaco dicendo non fa, prende gli impegni, non fa quanto così si sforza di dire con le parole, allora io non posso stare a questo gioco per cui devo fare. Se non faccio esattamente come mi dicono quelli dell'opposizione, allora non mantengo i patti. Cioè, c'è anche una maggiore rilassatezza dei rapporti e minore rigidità amministrative che chiunque abbia avuto anche la sola semplice esperienza di ma governare delle assemblee capisce che non è che tutto può essere fissato in maniera regolamentare, no? Ci si basa anche un po' sulla Su fiducia. fiducia. Ecco, se fiducia e rispetto, spesso e volentieri.
io ho assistito a delle affermazioni di una, a parte maleducazione, ma che si avvicinavano all'insulto vero e proprio. Poi diventa difficile, se prendi a schiaffoni qualcuno, dirgli no, ma vogliamo collaborare. Prima che le relazioni siano anche serene e basate su cose concrete e oggettive. Io rispetto alla proposta non mi sono mai tirata indietro. Nel presentare questo bilancio, lei ha detto testualmente che questo è il momento della svolta. Una frase che ho visto riportata dai giornali, spero correttamente. Ecco, perché è il momento della svolta? Per dare profondità e vedere i risultati del lavoro che da 33 mesi noi stiamo facendo con la massima intensità e anche le migliori energie di cui siamo capaci. Quindi, se lo scorso anno abbiamo mantenuto l'impegno, tra l'altro voglio dire in mezzo a delle polemiche che in nessun capoluogo mai avvengono, almeno io non ne ho notizia vedendo cosa avviene in altre città, sul teatro quest'anno parte e riparte il Movicentro, è già stato firmato il contratto per la pista ciclopedonale, cioè, Villa San Remigio in fase di appalto, cioè, sono tre opere, ma ne potrei indicare anche altre, che da un decennio aspettano una loro risoluzione e finalmente di vedere che le cose marciano, no? E poi sono sempre difficoltose perché tutti sanno che i tempi burocratici sono ai noi, io lo dico per prima, frustranti. Però dovremmo iniziare a vedere dei reali cambiamenti e quindi in questo senso la svolta c'è stata. Il contenimento dei costi del comune, perché questo è qualcosa che ci arriva anche dalla normativa nazionale. Credo era settimana scorsa che sul Corriere della Sera c'era un articolo dove venivano dimostrati un po' i conti dei comuni, chi sta al di sotto dei costi standard, nel Verbania stava il 9% sotto. Le tariffe e anche i servizi ai cittadini. Poi volevo chiedere proprio questo, ho sentito, dunque voi avete avuto ovviamente ancora una volta un taglio delle trasferimenti dello Stato per 400.000 euro, no? Non siete però stati costretti ad aumentare le entrate come tasse e imposte? Non avete aumentato tasse e imposte? Noi sono tre anni che andiamo esattamente nella direzione opposta. Abbiamo fatto una lieve riduzione dell'IMU, dal 10,6 al 10,4 subito il primo anno, riviste le addizionali IRPEF nel senso di un maggiore equilibrio favorendo le fasce più deboli e soprattutto è stata rivista alcune tariffe a servizio individuale, penso agli asili nido, cioè a Verbania si paga 150 euro. Questa misura che nasce anche dalla possibilità di avere i due asili che hanno una tradizione molto positiva, riempiti dai bambini, sono assolutamente competitivi nelle cifre. Infine tutto un pacchetto di agevolazioni per chi vuole aprire una nuova attività a Verbania, la pribottega, il sostegno agli studenti universitari, il contenimento dei costi dei biglietti degli autobus. Io credo fortemente che il livello della tassazione sia alto a Verbania ed è anche una richiesta che arriva dai cittadini, cioè maggiori servizi, più qualità e un contenimento dei costi. Non da ultima quanto riguarda la TARI, che il primo anno ha avuto un abbassamento del 10%, quest'anno l'1-2% a fronte di un servizio che migliora. Ecco, infatti volevo dire, Verbania da anni è in vetta alle classifiche quando si parla di raccolta differenziata eccetera, però mi pare di aver letto che ci sono anche lì delle novità, cioè il servizio migliorerà ancora, in che senso? Nel senso del maggior decoro, cura, pulizia della città, ritorneranno presenti parlare dello spazzino di quartiere. Sì, la città è stata divisa in 9 aree, prima erano solo 5 e ci saranno delle figure di riferimento per ogni quartiere. Questo significa anche che una persona che si prende a carico e anche a cuore, mi permetto di dire, quel quartiere ci terrà che sia pulito, magari farà presente alle famiglie dove può essere non corretta la raccolta, vedrà le situazioni da segnalare ai vigili in modo che ci sia prontamente un intervento, cioè vuol dire tenerci e mandare un messaggio che la città deve essere pulita, è compito delle istituzioni, è compito di Conserv CO ed è anche compito di ogni cittadino, una città pulita è naturalmente più bella, quindi noi abbiamo fatto uno sforzo micidiale in questa direzione, ma non perché Verbania sia particolarmente sporca, però le direzioni canine, piuttosto che
dei rifiuti lasciati sui marciapiedi o nelle zone più periferiche della città danno fastidio. Fastidio, certo. E quindi è il tentativo di potenziare e migliorare il servizio, avverrà anche con dei mezzi che sicuramente vanno in questa direzione. Sì. In questo senso Conser ha dimostrato una capacità di voler reagire. Ecco, Conservicio, si parla dell'ingresso di un privato? Ecco. Questo hanno deciso i sindaci l'agosto dello scorso anno, su iniziativa anche del Comune di Verbania. È innegabile che con un servizio che è buono, perché così lo valutano i cittadini, ma una tariffa che invece è alta, allo stesso modo questa è sempre la percezione che hanno gli operatori, questo intendo dire in tutta la provincia, e noi dobbiamo andare ad efficientare. E l'efficienza si crea in qualche maniera portando anche delle idee manageriali da fuori. Società municipalizzate così piccole o vanno a prendere le risorse dai comuni, e sappiamo che non hanno più fondi, certo, oppure devono investire, ma per investire ci vogliono anche delle risorse. Quindi penso che sia positiva la strada di andare verso l'ingresso di un privato. Poi i sindaci hanno deciso addirittura il 60%, certo. Questo toglie anche ogni ipocrisia. E naturalmente saranno salvaguardati i posti di lavoro, perché sono stati salvaguardati nel momento della chiusura del forno inceneritore, figuriamoci, certo, se non avverrà adesso. Cioè, questa preoccupazione che viene sempre così messa sul tavolo per non prendere male decisioni è naturalmente qualcosa di scritto. Noi dobbiamo cercare di dare più valore alle nostre società. O lo fanno i comuni, ma non riescono, oppure proviamo un'esperienza anche diversa. Mista, un'esperienza mista. A Vercelli, Novara funziona bene. Va bene. Senta, abbiamo cercato, abbiamo sentito anche i consiglieri di gruppi ovviamente dell'opposizione, della minoranza, e abbiamo chiesto loro di farle delle domande o di fare delle loro riflessioni, no? E abbiamo sentito tutti tranne due. Uno, Damiano Colombo del Nuovo Centrodestra, perché non siamo riusciti a recuperarlo. Credo sia all'estero. Infatti ci conferma. E poi un altro che invece ci ha mandato una mail che leggiamo magari alla fine. E direi di iniziare con quello che dice Ludovico Martinella di Cittadini con Voi. Dunque, la riflessione che vorrei fare è sulla progettazione della città, in particolare di quegli spazi più importanti, quelli più nobili, sui quali situazioni di degrado sono già manifeste oppure potranno manifestarsi in futuro. Nella mia esperienza di amministrazione ho visto progetti, in particolare uno riferimento alla zona del Tribunale, dove a mio avviso la condivisione e la progettazione non sono state adeguatamente pubblicizzate e quindi non sono state condivise e integrate in un progetto più ampio di città. Dunque, qual è il futuro a Verbania dove una progettazione partecipata è necessaria? In particolare avrei piacere di chiedere al signor Sindaco in quale direzione, diciamo, si sta muovendo l'amministrazione o intende muoversi l'amministrazione per favorire una riqualificazione e una valorizzazione di quegli spazi importanti di città anche appartenenti al privato. Degli esempi sono l'area Cetati, l'ex albergo Eden o la colonia Motta. In particolare la domanda vorrebbe anche essere sul come questa valorizzazione e riqualificazione potrebbe favorire occupazione. Ecco. Mi ci vuole un po' di tempo per rispondere a lui, perché ha messo insieme questioni che sono ferme a Verbania da parecchi anni, certo. Per cui voglio anche ricordare a Martinella che peraltro è entrato in consiglio sostituendo Bava da pochi mesi, e ne apprezzo anche la voglia di fare bene, che questa amministrazione quando si è insediata aveva un'opera come il teatro al 25% da completare, per cui l'eredità che noi abbiamo avuto è stata notevole, no? Anche per potersi concentrare su questioni più vecchie. Villa San Remigio, che riprende vita, è già una situazione lì di degrado a cui si è trovata una soluzione. Intanto, come premessa generale, io non condivido quanto dice Martinella, perché secondo me c'è un'ipocrisia. Cos'è la progettazione partecipata e la condivisione? Io la condivisione l'ho fatta con i cittadini nel momento in cui mi sono presentata, sono stata prima scelta, poi eletta e devo occuparmi dei problemi della città. Io intendo dire anche tutto il Consiglio Comunale, ma non è che io devo render conto e il mio obiettivo è che tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale
abbiano la stessa visione. No, io devo riuscire a imprimere delle svolte e realizzare quel programma stato scelto dei cittadini. Non vorrei fare l'interprete, però forse il consigliere intendeva dire una programmazione partecipata da parte della cittadinanza. No? Chiaramente è chiaro che lei è stata eletta, no? Però certo, non è che il cittadino l'ha eletta su un progetto specifico, su un'idea di città, certo, e poi sul progetto specifico confrontarsi con i cittadini. Penso volesse dire questo. Adesso Martinella magari lo rivedrò in altri consigli di quartiere. Io normalmente non li vedo mai i consiglieri. I consigli di quartiere, se non sono io, sono degli altri assessori, vanno sempre. Noi abbiamo organizzato delle assemblee sui vari temi con grande partecipazione. Certo che non posso mica presentare un progetto di un privato, in quel caso lì si parla della riqualificazione dove c'è l'ex Enel, edificio abbandonato al suo destino, e un vecchio albergo ormai chiuso e un'area adibita a servizi tecnologici in piena apertura di città. Mica posso presentare il progetto di un privato così senza un minimo di filtro. Cioè, certo. Ecco, forse questi elementi un pochino di logica anche amministrativa sfuggono ad alcuni. Le commissioni, in questo caso su questo progetto sono state fatte tre, le proposte arrivate, a parte che hanno un po' messo, ogni volta cambiava la versione di ognuno, ma le proposte arrivate dal quartiere che si è espresso, quello di Suna, è stata immediatamente accolta. Quindi mi sfugge, ecco, per quanto mi riguarda, noi abbiamo presentato il progetto, fatto in consiglio comunale, in quel momento ogni consigliere decide, poi ci sta benissimo anche chi decida per il no, non c'è mica niente di male. Naturalmente, posso rispondere anche sulle altre questioni, nel senso che noi abbiamo naturalmente chiamato i privati interessati da tre convenzioni o permessi di costruire. Quella su cui siamo più avanti è sicuramente l'ex Restellini, nel senso che abbiamo avviato il procedimento perché ci sia una demolizione di quel complesso che è veramente in uno stato pietoso. Lì, ricordo, era stato previsto nel 2010 la costruzione di un numero elevatissimo di appartamenti. Poi verrà la fase di progettazione e quindi capire cosa andare a fare. L'altro elemento che mi interessa sottolineare, noi abbiamo questo parcheggio, anche questo abbandonato al suo destino da credo 15 anni, sotto la prefettura, naturalmente in centro a Pallanza con la situazione appunto di degrado. Io intenderei intervenire con l'avanzo di amministrazione per dare il segnale che così il comune può incidere a cambiare delle situazioni che sono lì ferme da anni. Più complesso Colonia Motta, che scadrà anche qui il permesso di costruire alla fine di ottobre, ma pensiamo di andare verso una discussione della fideiussione. E l'altra situazione di Acetati è da parte nostra molto sentita, però lì c'è un ruolo da parte della provincia che è ineludibile, quindi non è che può essere scavalcato. Naturalmente si immagina che qualcuno voleva chiedere qualcosa sul teatro, naturalmente, e naturalmente sentiamo, sono in due addirittura, sono Michael Imovilli del Club Forza Silvio e Stefania Minore Lega Nord, li sentiamo uno di seguito all'altro. Il Club Forza Silvio, e qui abbiamo il presidente del club Francesco Sertori, e il gruppo consigliare Forza Italia, Berlusconi, e qui c'è il mio collega Adrian Chifu, vogliono riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e del signor sindaco di Verbania il tema del nuovo teatro del centro eventi multifunzionale, il CEM. A giugno abbiamo presentato un'interrogazione nella quale denunciavamo la mancanza dell'agibilità del nuovo teatro. Infatti l'amministrazione ha dovuto provvedere con una convenzione con i vigili del fuoco, che per ogni evento con la squadra garantiscono la sicurezza della sala teatro. Nel piano delle opere pubbliche riferito all'anno 2016, questa amministrazione ha inserito tra le opere l'adeguamento del CPI, Certificato Protezione Incendi. Ma allora non era tutto in regola, come affermato dal sindaco. Abbiamo appurato dagli enti preposti che il problema dell'agibilità esiste e parrebbe che in fase di realizzazione dell'opera l'orditura in legno necessitava di una speciale vernice impregnante ignifuga, perché in fase di costruzione del CEM non si è provveduto a coordinare gli interventi in tema di sicurezza con appunto i vigili del fuoco. Oggi il comune è costretto a spendere 250.000 euro per il CPI. Signor sindaco, noi siamo ancora in attesa di sapere cosa intende realizzare nello spazio disponibile al piano terra del CEM.
Allora, nel ricordare a tutti i cittadini che il teatro è un'opera maestosa voluta dall'ex sindaco Zanotti e quindi dal PD, noi del gruppo Lega Nord vorremmo che venisse istituito un capitolo dedicato alle spese che riguardano il Teatro del Maggiore, dove venissero caricate tutte le spese. Attualmente è impossibile reperirle e fare un conteggio preciso di quanto ammonta mantenere la struttura, dal taglio dell'erba alle utenze, agli spettacoli e alle entrate ricavate dagli spettacoli, quali sono invece le perdite. E quindi vorremmo che il sindaco inserisse anche nel sito online una sezione dedicata a questo capitolo di spesa, in modo tale che i cittadini si possano rendere conto di quanto costi anche la gestione voluta dal sindaco interna all'ente. Ecco lei le risposte. Oddio, c'è parecchia confusione. Peraltro sono tutti elementi che un consigliere che ha voglia di impegnarsi un po', di studiare, riesce a trovare, perché ovviamente sono tutti dati pubblicati. Allora, se ieri sera ci sono state 800 persone a teatro, è stata fatta la manifestazione dei 150 anni della stampa, io immagino che sia venuta una piena regolarità. Quindi Immobili, quando dice che il teatro non è regolare, sta in un altro mondo. I Vigili del Fuoco hanno dato delle prescrizioni, in attesa delle prescrizioni è permesso, ovviamente l'agibilità c'è, e quindi il comune si adeguerà. Ecco, questi due, faceva accenno il consigliere, 250.000 euro, esatto, di spese, che sono quelli che stanno previsti per il CP. Chiunque, cioè praticamente i Vigili del Fuoco hanno dato l'autorizzazione, le prescrizioni per realizzare, dal CP dobbiamo realizzare queste entro un certo periodo, immagino. Esatto, infatti già previsto nel bilancio di quest'anno. Insomma, mi sembra una vicenda. Però credo che il consigliere pensasse, volesse dire come mai non sono state previste al momento della progettazione queste cose. Penso volesse dire così. Immagino. Non lo so, io non è che, a volte è difficile anche capire che cosa stanno chiedendo. Credo che Immobili basta che va a vedere le carte, dato che questa storia continua da giugno a dire che non è agibile, e abbiamo già fatto una serie di spettacoli. Beh, se non era agibile, ieri sera c'erano il prefetto, il procuratore della Repubblica. Insomma, così a volte certo, parole si dicono, perché bisogna anche dire comunque qualcosa. No, penso che abbiano sollevato un problema che è reale, nel senso che bisogna adeguarlo. Sì, ma punto, esatto. E la cosa è già messa in bilancio e avviene. No, cioè anche qui siamo sempre quella linea per cui, come se le cose venissero fatte in maniera illegale. Boh, sono tutte cose che si inventa il consigliere. Ecco, poi invece la consigliera della Lega dice i conti, sapere quanto costa complessivamente la gestione. Se l'organizzazione interna al comune, probabilmente questa è già una voce di risparmio piuttosto che affidarla all'esterno, ma credo che sia un'ovvietà. Può benissimo vedere cosa è stato affidato, i costi del teatro, facendo dei conti. Noi quest'anno abbiamo previsto, c'è scritto naturalmente nella relazione di bilancio, il 60% di copertura del teatro. Vuol dire quindi che le cose stanno andando molto bene. Il teatro con le sue entrate si... Così il comune di Verbania copre i suoi servizi al 70%, il teatro sta al 60%, no? Gli asili nido stanno al 30%, certo. Vuol dire che, come tutti sanno, la cultura ha dei costi, produce degli utili, ma che le cose stanno andando anche molto meglio. Dopodiché le spese che riguardano la pulizia, perché immagino a quelle faccia riferimento, la pulizia, la stagione teatrale, che è costata circa 200.000 euro, e nei suoi risultati sta pareggiando questi costi iniziali. I service, cioè un affidamento annuale, cioè, non riesco a capire anche qui cos'è che esattamente voglia affermare. Si faccia i conti, dica le cose che secondo lei non sono in regola, perché vengono fatte le gare, non è che io mi sveglio la mattina. Ma credo che lei volesse dire avere i conti esatti della gestione, i costi, le entrate, le uscite. Quanto costano le utenze? È previsto? Io ripeto, è coperto al 60%. È un'informazione che si chiede. Siccome questo teatro, questo maggiore, questo CEM, è una specie di cosa che si ripete da anni, sapere a questo punto che funziona, quanto costa in realtà alla collettività e quanto invece... Io penso che un anno fa, se mi avessero detto che facevamo quasi sempre il tutto esaurito, che facevamo una stagione così brillante e diversificata, e anche per assaggiare il gusto del pubblico, ma io avrei firmato un anno fa, quando
ne hanno dette di ogni genere su quel teatro, senza neanche capire che prima le cose bisogna anche sperimentarle. Contenere i costi affidando una direzione artistica insieme al Coccia è stata una soluzione sicuramente ottimale. Poi io devo ancora capire, al di là di sempre chiedere, no? Ma qual è la proposta che arriva da alcuni gruppi di opposizione che fanno denunce, tutte a volte un po' prive di significato? Qual è la loro proposta? Beh, da questo punto dobbiamo sentire loro, no? Siccome questo non è un dibattito, non siamo... Dato che va avanti da mesi... Diciamo siamo verso la fine della prima, della prima parte, stiamo per chiudere la prima parte. Faccio io un'osservazione. Ieri è stata una cosa strepitosa, 800 persone. Io personalmente, se dovessi fare un appunto, è la questione dei parcheggi. Cioè un teatro così, no? Che è in grado di avere tanta gente e non è, diciamo, dotato dei sufficienti parcheggi. Allora, c'è un parcheggio in fase di realizzazione. Nel 2015, quando noi abbiamo detto corre subito fare il parcheggio, ne hanno dette di ogni genere, no? È già aggiudicato, i lavori sarebbero già anche terminati. Purtroppo sono stati trovati degli idrocarburi, la procedura di analisi dei rischi compete alla provincia. Noi adesso stiamo facendo lo svuotamento come previsto dal piano di caratterizzazione che è stato approvato, delle vasche, e ci aspettiamo in breve tempo di riuscire a fare l'opera. Tra l'altro è un progetto anche molto bello dal punto di vista ambientale. Io spero, però non mi voglio esprimere nelle tempistiche perché non riguardano solo il comune di Verbania, perché poi su questo devo dire, quando consiglieri dicono ha detto che veniva fatto entro il mese di luglio, non è avvenuto, io posso dire è vero, a volte sono stata eccessivamente ottimista sui tempi. In breve tempo di venirne fuori da questa situazione burocratica che ha comportato naturalmente un allungamento dei tempi. Perfetto. Però il parcheggio è già finanziato, già aggiudicato, e avendo trovato questa situazione ambientale da sistemare, stiamo provvedendo. Benissimo. Diciamo che possiamo chiudere qui questa prima parte, nella seconda sentiremo altri consiglieri con altri temi, altri argomenti, ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio con la nostra ospite che è la prima cittadina di Verbania, Silvia Marchionini. Direi proseguiamo nell'ascoltare i consiglieri di opposizione o di minoranza. Ne ascoltiamo ancora due insieme perché più o meno affrontano lo stesso tema e sono Mirella Cristina di Forza Italia, Forza Silvio e Patrick Rabbini di Comunità.bb. Rabbaini. Perfetto. Signor Sindaco di Verbania, già Sindaco di Cossogno, perché ricordo che lei, prima di diventare primo cittadino di Verbania nel 2014, era Sindaco di Cossogno. Avrà già capito qual è il tema che voglio affrontare con lei. È un tema che da un paio di mesi a questa parte mediaticamente ne sentiamo parlare. E che lei comunque non ha ancora portato in seno al Consiglio Comunale e permesso a noi consiglieri di discuterne. Le domando, l'unione tra Cossogno e Verbania, tra i due comuni, è un'unione obbligata perché il comune di Cossogno ha trovato le porte chiuse all'interno dell'unione dei comuni con Miazzina e Cambiasca? Oppure una sua iniziativa? Perché sa, signor Sindaco, noi cittadini verbanesi siamo preoccupati, abbiamo già una situazione difficile e non vorremmo caricarci anche di una situazione magari altrettanto difficile del comune di Cossogno, di cui comunque non conosciamo la situazione economica. Buonasera signor Sindaco, sarò molto rapido nella mia domanda. Volevo sapere a che punto è l'iter per l'estensione del parco della Val Grande al territorio di Verbania e se era possibile, era prevedibile insomma, la fusione tra i comuni di Cossogno e di Verbania entro la fine del 2017, anche in considerazione del fatto che le convenzioni di servizi tra i due comuni sono ormai scadute. Ecco la risposta. Beh, sono domande collegate. Fa piacere che Mirella Cristina non ricordi come Verbania è nata da una fusione di municipi, no? Avvenuta in realtà per forza ormai 70, nel 39, quindi 78 anni fa.
E quindi il capoluogo di provincia, Verbania, ha il suo ruolo di capofila naturale, perché è una città che è nata attorno alle popolazioni più montane, che anzi tolto popolazione stessa a quanto avveniva più a monte. Credo che in ogni settore si stia parlando molto di aggregazione, di unire per certo. fare delle economie di scala. Ora che il comune di Cossogno possa chiedere la fusione con Verbania è innanzitutto un atto di coraggio. Sappiamo bene come le fusioni non sono più dall'alto motivo certo. costringente, ma è la realtà che ti impone certo. di trovare delle vie per il futuro, perché altrimenti tu non hai i servizi e gli investimenti possibili da garantire ai tuoi cittadini. Ora interessa ai cittadini di Cossogno, ma potrebbero essere anche di altri comuni attorno a Verbania, poter avere l'asilo nido a 150 euro, oppure come oggi non trovare il posto o pagare 520 euro. Interessa avere per chi studia all'università il contributo per appunto raggiungere le sedi di studio. Interessa avere fino a 2 milioni l'anno per una serie di anni dei fondi da destinare a opere pubbliche. Sì. Ecco, se questo interessa ai cittadini di Cossogno e quelli di Verbania, voteranno sì. Se invece, perché tanto sarà un referendum a doverlo decidere. La cosa bella dei processi, di questi processi aggregativi, è che è in mano ai cittadini, che possono decidere che cosa fare. Quindi io credo che piuttosto che la consunzione, la storia di Cossogno di Verbania negli ultimi anni è stata quella di un fidanzamento. No? Quindi dici, e ora di fare matrimonio? Probabilmente sì. Se ecco, c'è interesse invece reciproco in questo matrimonio? No, per quanto riguarda Verbania sicuramente no. Intanto è connaturato nella sua storia. Ma anche è legato economicamente. Anche economicamente, no? Quindi, e poi c'è oltre che amore c'è anche interesse in questo matrimonio. Il Parco Valgrande, su cui l'iter è partito nel 2013 e ha una sua storia che è partita addirittura molto prima, è stata possibile la votazione per l'ingresso di Verbania perché Cossogno ha dato la continuità. Altrimenti certo. questo non avveniva. È chiaro che se ci fosse la fusione anche Verbania avrebbe una strada sicuramente meno difficoltosa rispetto alla situazione comunque, attuale. L'iter è delibere dei due consigli, regione che approva e indice il referendum, giusto? Allora, il ministero nel 2013 ha affidato al parco il ruolo di mettere insieme... No, dicevo per la fusione dei comuni. Ah, l'iter. Ci vuole l'iter, delibere sì, dei consigli, deve essere approvato la regione, un regolamento, esatto. un regolamento certo. Relativo al referendum. Ovviamente i contatti con la regione sono già avvenuti. Certo. La richiesta diciamo lo stesso iter che è stato utilizzato 2 o 3 anni fa per la Valle Antrona, per i due comuni che sono già uniti, Borgo e Mezzavalle, ed è lo stesso iter che mi pare vogliono percorrere alcuni comuni della Val Canobina. Mi pare di questo siano... I tempi sono maturi per prendere delle decisioni. Quello che non va bene, a mio modo di vedere, è lasciare le cose così come stanno, per paura. E comunque, siccome la domanda era che cosa... Non è che poi Verbania si carica di un peso, in realtà... Vista come la legge oggi, Verbania ha anche un vantaggio economico. Anzi, direi che i grossi comuni ne hanno un vantaggio maggiore dei piccoli, perché è proporzionale ai trasferimenti dallo Stato. Noi abbiamo no? verificato un caso di un comune grande in provincia di Torino che si è unito con uno di 1.000 abitanti. E naturalmente i trasferimenti sono legati ai trasferimenti erariali del comune maggiore. Maggiore, certo. Per cui poter disporre di 2 milioni l'anno, ora credo che il bilancio comune per di un qualche numero di per un certo numero di anni, tra l'altro. In più quello della regione. Certo. Io credo che la regione promuova molto le aggregazioni. Certo. Questo territorio, se non unisce le forze e fa sistema, non sarà più in grado di dare quelle risposte ai cittadini. Poi, piena autonomia ai comuni che ritengono di rimanere da soli, ma perché hanno le risorse, la voglia, le persone. Certo. Vogliamo dire quanto è difficile oggi fare l'amministratore in un comune perché piccolo? Perché poi ci sono delle scelte diverse, uno può fondersi oppure ci sono le unioni di comuni che mettono insieme solo i servizi, ci sono due opzioni che uno può scegliere. No? Il personale, che è un costo molto elevato, e anche la specializzazione richiesta su alcune certo. pratiche, ma chi ce l'ha? C'è il comune grande, per certo. cui per forza la direzione è quella di mettersi insieme.
Poi se qualcuno vuole rimanere da solo, ma lo faccia nessuno tranquillamente. Nessuno può obbligarlo ad unirsi. E i cittadini conoscono benissimo le situazioni nei propri comuni, quindi non c'è nessuna dobbiamo costrizione esterna. Dobbiamo purtroppo correre un po' perché non vorrei che poi dimenticassimo qualcuno. Abbiamo un'altra esponente, questa volta della sinistra di opposizione, Vladimiro Di Gregorio di Sinistra Unita. Sì. Gestione autoritaria del personale comunale. Peggioramento delle condizioni di lavoro dei 3 lavoratori del canile, privatizzazione del Conser VCO con peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e il rischio di peggioramento dei servizi in un'azienda sana, privatizzazione del forno crematorio che ha visto l'80% dei cittadini di Verbania che hanno votato dire di no alla privatizzazione per un servizio che dà utili per 250.000 euro. Privatizzazione dell'ospedale di Verbania e di Domo con il progetto di ospedale unico con project financing che rischia di peggiorare le situazioni, condizioni di lavoro dei lavoratori e la riduzione di servizi. Ci chiediamo perché Sindaco Marchionini e PD fate una politica di destra di privatizzazione dei servizi e peggioramento dei servizi stessi. Senta, dell'ospedale unico magari parliamo a parte, perché è una domanda che volevo farle anch'io. Per il resto una marea di privatizzazioni. Sembra un comizio con sentenza finale di condanna, senza portare poi dei dati e dimostrazioni di però, ad esempio, di su un tema specifico, il forno. Addirittura su questo tema è stato organizzato un referendum, scusi, ma a Domodossola, che è il servizio è esternalizzato. Certo. Non so, è successo qualcosa? No, assolutamente, che io sappia no. In Piemonte c'è solo, credo, Novara e Verbania che hanno il forno a gestione comunale. Anche qui, noi vogliamo aumentare la qualità e fare delle opere di investimento o vogliamo tenere le cose così ferme in nome di che il comune ha in mano tutto e organizza tutto ed è il migliore del mondo, senza andare poi a vedere la realtà. Cioè, ora che il forno crematorio del comune di Verbania abbia bisogno di un serio investimento è sicuro, si può discutere, i cittadini di Verbania hanno anche scelto attraverso il referendum che la strada dell'esternalizzazione è quella opportuna, quindi si andrà in questa direzione. Dopodiché le altre cose che dice, cioè, sinceramente sono delle prediche, ecco, cioè gestione autoritaria del personale, ma non è mica il sindaco il responsabile del personale, il personale sono i vari dirigenti, cioè sono delle affermazioni che sono frutto evidentemente di sue opinioni, però fatico anche a dare una risposta, perché ripeto, non è che si basano su delle cose concrete, sono delle opinioni che ha. Ecco, sentiamo invece cosa ne pensa Roberto Campana del Movimento 5 Stelle. Facciamo però fatica durante questa amministrazione, per colpa della sordità del sindaco, un suo rifiuto a priori sulle nostre proposte e la sudditanza del gruppo PD. Chiediamo quindi al sindaco perché non apre al dialogo il comune, non fa partecipare le minoranze alle decisioni e alle scelte amministrative. Noi ci siamo e vorremmo che ci fosse anche lei. Chiediamo inoltre perché continua a investire in piccole opere o parcheggi e non in opere che danno effettivamente reddito. Si pensi che il forno crematorio, se rimane del comune, rende 250.000 euro annui puliti. E infine perché si ostina a vendere il patrimonio immobiliare del comune per coprire i costi. Alla fine non rimarrà più nulla e abbiamo paura che ci toccherà vendere Palazzo di Città a fine mandato. Ecco. A lei. Ma siamo sempre qui, qualcuno ha in mano la verità e tutti gli altri, non è che c'è il confronto sulle cose, no? Io mi sono ritrovata con questo immobile di case nuove che doveva essere finanziato all'80% dalla regione e al 20% dal comune ed è stato l'inverso, per fare delle case popolari. Il commissario l'ha tenuto chiuso, 15 appartamenti, per un anno e mezzo. La decisione migliore è stata quella, ma se ne potevano prendere delle altre, è stata quella di vendere, perché tutti sanno che i comuni devono razionalizzare e dismettere parte del proprio patrimonio per capire quali sono le cose veramente essenziali. Il fatto di voler tenere tutto in capo al comune vuol dire poi non garantire quanto è veramente utile, per cui tutti i comuni stanno affrontando questa fase di dare un ruolo al proprio patrimonio. Vuol dire l'amministrazione che si occupa di cose piccole, a parte che è una cosa positiva perché di solito il cittadino fa sempre riferimento a cose piccole, dalle luci alla buca,
e quindi in questo senso non è mai sufficiente la risposta che dà il Comune. Ma se abbiamo aperto il teatro a 17 milioni di euro, dov'è che è una cosa piccola? Anzi, se avessi avuto da retta a gran parte delle cose che vi ho detto, bisognava fare tavoli, concertazione, programmazione, libri bianchi, libri neri, cioè neanche nel 2030 no, si sarebbe conclusa quell'opera, che significa oggi un servizio per i cittadini. La ciclabile che è ai fondi dal 2013 parte con questa amministrazione, il Movicentro, un'assunzione di responsabilità per tutta la collettività, è un servizio indispensabile, ma dove noi non stiamo guardando a grandi cose? Il porto, affondato nel 2013, no? Il fatto che arrivi un privato e si assume il rischio, piuttosto che la solita versione in cui è il pubblico che realizza e poi trova un gestore, il privato che fa l'opera, poi se non è questo privato sarà un altro, ma stiamo parlando di milioni di euro e soprattutto di avere 270 posti barca, una necessità per la città anche di servizi di accoglienza turistica, dove questa amministrazione non progetta, non mette in campo parecchie idee e anche cerca di farle camminare e andare avanti. Sentiamo cosa ne pensa invece Renato Brignone di Sinistra e Ambiente. Allora, in due anni sono cambiati tre assessori, tre presidenti del Consiglio, il segretario e il capogruppo del PD hanno lasciato in polemica, ci sono stati due abbandoni della maggioranza, nessuna commissione è stata in grado di produrre una sola proposta al Consiglio Comunale, nemmeno il bilancio è stato possibile discuterlo in commissione in tempo utile per gli emendamenti, mentre si è andate cinque volte ai consigli di quartiere. Tutte le proposte di emendamenti sono state bocciate, molte interpellanze vengono reiterate perché non ricevono risposte esaustive. La domanda è: non crede che il clima teso di incomunicabilità sia anche e forse soprattutto una sua chiara responsabilità? Cosa dice? Ma che c'è qualcuno che è un domenicano, che vuol dire che proprio riceve direttamente dall'alto le cose giuste, cioè qui non c'è mai un atteggiamento di confronto, qualcuno sa tutto e qualcuno dovrebbe subire. Però è l'accusa che fanno a lei, che lei sa tutto e gli altri non... Ma andare ai consigli di quartiere, un sindaco che va al consiglio di quartiere è una nota di demerito, no, è un ma non merito, può diventare una critica. No, è un merito, però non può trascurare il consiglio che è eletto dai cittadini. Io mi sono presentata a tutti i consigli comunali, sono rimasta sempre fino in fondo, qualsiasi consigliere, in qualsiasi commissione chiedeva qualcosa, è stata data risposta. Certo che se poi la risposta che gli do all'interpellanza, magari presentata come in un caso 8 volte, non è quella che vuole il consigliere, però se ne faccia anche una ragione, cioè il confronto vuol dire due persone che dialogano, ma nel rispetto dei ruoli, cioè, sono anche qui sempre tutte cose, critica, polemica, ma facciano delle proposte amministrative, non solo dire delle idee, degli slogan, no? Entrino un pochino più nel merito delle situazioni, dopodiché serenamente, che forse questo è l'elemento di cui io sì, posso anche prendermi la mia parte di responsabilità, si ragiona e si vota, perché la democrazia alla fine è assunzione di responsabilità e prendere delle decisioni. Il parlare continuamente, cioè il fatto di organizzare delle commissioni che vanno avanti fino a notte tardi, per cui la decisione finale è il rinvio, ma non è un sinonimo di buona amministrazione e anche di buon servizio ai cittadini, è esattamente l'opposto. È quel modo vecchio di far politica che allontana i cittadini invece dalle cose vive. Poi si può anche sbagliare, io non ho mica nessuna difficoltà ad ammettere gli errori, no? Ma non basati così su visioni generali e qualcuno che viene a farti la morale. E l'ultima che sentiamo è Sara Bignardi di Fronte Nazionale. Vorrei chiedere al sindaco come mai sono stati impegnati 700.000 euro per la ristrutturazione della nuova farmacia comunale. È una cifra enorme che non trova a mio parere una giustificazione. È possibile che il sindaco abbia in mente con tale cifra anche la ristrutturazione dei locali destinati alla cosiddetta Casa della Salute. Tale iniziativa però mi risulta non sia condivisa né dai sindacati di categoria né dall'Ordine dei Medici, data soprattutto la posizione piuttosto decentrata della struttura. Quindi la domanda sostanzialmente è questa: in che modo verranno nel dettaglio impegnati questi 700.000 euro? No, probabilmente chiarisco, non ha ben inteso, non sono 700.000 euro del comune, cioè fondi propri, ma sono un'entrata
dall'applicazione della legge 106 approvata su un progetto nell'ottobre del 2014, cioè sono di un privato, è il privato che sistema la parte della Carolina Alvazzi per farci la farmacia all'interno dell'applicazione della legge 106. Quindi il Comune potrà poi intervenire con altre risorse, perché sicuramente quello stabile lì, tornato nelle proprietà del Comune. E a chi diceva prima che questa amministrazione vende, si faccia presente che quello stabile prima era affidato ad altri servizi, indubbiamente di grande valore. E il Comune se ne è riappropriato, ci fa la nuova farmacia, esigenza necessaria, indispensabile per la città, oltre ad essere un servizio fantastico, e intende anche sistemarla per magari fare case della salute o medicina territoriale, certo, o altri servizi sempre in ambito sociale, elementi di cui abbiamo parlato poco, su cui noi stiamo molto investendo. Quindi su questo, cioè, stia tranquilla, non sono soldi del Comune. No. Perfetto. Ecco, poi ci manca in questa lunga lista Giordano Andrea Ferrari, al quale abbiamo chiesto di rivolgere una domanda, molto, molto cortesemente ci ha risposto, dice però non me la sento perché non c'è il contraddittorio. Il problema è che se avessimo fatto il contraddittorio qui, con voi avete in Consiglio Comunale 11 gruppi, 9 di opposizione e 2 di maggioranza, non bastava, non dico una puntata, ce ne volevano 11, allora abbiamo cercato di dire diamo la parola a tutti, però è chiaro che dobbiamo farlo in maniera sintetica, però comunque lui ci ha risposto molto cortesemente e dice se avessi fatto la domanda avrei chiesto questo, e molte sono le cose che abbiamo già sentito, no? E anche qui ritorna questa cosa, lo sfuggire al confronto, al dialogo, cioè rientra un po' tanto nel sentire comune dell'opposizione, che il sindaco sfugge il dialogo. Piacerebbe moltissimo sentire i cittadini, infatti sentire 11 persone che dicono mandano avanti sempre questo disco che va avanti da 3 anni, va bene, cioè lo dicano. Io ci sono sempre in municipio con questi consiglieri, non tutti per la verità, perché con qualcuno dialogo anche con certo, con buon ritorno, ma con altri che parte questo refrain, cioè non afferro il senso, perché non è che si basa, ci confrontiamo e alla fine viene fuori un compromesso, no, tu devi fare come diciamo noi. Io ho questa logica, sono abituata, io non amo molto chi mi ordina perché lui è in mano la verità, certo, e questa logica non mi sono mai prestata, che soprattutto in alcuni casi, ovviamente non tutti i consiglieri, si è sempre associata con degli insulti, no? Con addirittura degli esposti, ogni 2 per 3 un esposto, no? Mm-hmm. Ma quando le cose non vanno bene nella direzione che dice quel consigliere, allora deve essere illegale. Si può anche forse trovare degli altri margini. Ecco. A me piace molto confrontarmi, lo dico sinceramente, con i cittadini. Ecco, io la capisco. Oltretutto il fatto che l'elezione del sindaco è un'elezione diretta in qualche modo la autorizza. Tuttavia il Consiglio avrà qualche ruolo, non sarà un ente inutile, no? Ma decisivo. Tanto che il bilancio è l'atto più importante, non ti presenti in Consiglio Comunale. Fai le tue proposte. Di critiche a questa amministrazione, io se vuoi mi metto qui a fare, io so benissimo le cose che non siamo riusciti a realizzare, ma parlo di cose concrete, non mi metto lì a inventare con paroloni. Io la prendo in parola, allora si faccia una critica di una cosa che non è ancora riuscita a realizzare. Beh, ce ne sono parecchie, sicuramente questo elemento dei tempi lunghi sono un forte freno alla voglia di chi vuole vedere le cose realizzate, perché restano 27 mesi, noi dobbiamo riuscire a fare bene. Mi sarebbe sicuramente piaciuto vedere già avviato sia il Movicentro che la pista ciclabile. Uh-huh. No? Piacerebbe vedere già anche l'emporio sociale fatto, così come prima gli alloggi in Piazza degli Artigiani. Guardi, sistemare parecchie zone della città che oggi sono lì un pochino ferme, quindi in questo senso se io guardo il programma di governo non vedo tutto fatto, anzi sono parecchie le cose che mi spingono a dire consiglieri, ma voi non la sentite l'urgenza come la sente la maggioranza, la giunta e il sindaco di fare, cioè di perdere un po' meno in chiacchiere sterili, perché quando un consiglio comunale passa 4 ore a discutere di 2 punti, mm-hmm, vuol dire che non ha presente quanto conti, e la critica forse, secondo me, sarebbe molto opportuna da fare
siamo riusciti a realizzare poco in termini di rilancio dell'occupazione. Sì. Questa è una critica. Devo dire onestamente che questo consigliere, infatti tra le domande che le faceva, molte erano già quelle di prima, dice che cosa si è fatto ad esempio per soprattutto l'occupazione giovanile, chiedeva. Ecco, questa è una domanda che faceva. L'Apri Bottega è sicuramente un progetto originale che ha visto due aperture di due attività al mese da novembre e continuerà anche quest'anno. Stiamo cercando di intervenire nell'ambito sociale perché sulle categorie più complicate, avere fatto sì che comunque dei privati si insedino a Verbania e cercare di portare avanti questa idea vuol dire poi fare occupazione, cioè i 25 che saranno assunti dal supermercato a Pallanza dovranno essere dei verbanesi, certo. No? Quindi abbiamo partecipato a tutte le iniziative in ambito sociale che promuovono l'occupazione. Che dobbiamo fare di più non ho nessun dubbio. Benissimo. L'ultima domanda è quella sull'ospedale unico. La settimana scorsa al suo posto era seduto il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, che ha detto chiaramente che lui non ci crede al fatto che verrà fatto il nuovo ospedale unico di Ornavasso. Non ha detto se è contento che non lo faccia, ma ha detto non ci credo e invece sono convinto che noi dobbiamo difendere i nostri due ospedali di Domodossola e di Verbania. Domodossola per la sua configurazione anche montana, Verbania perché è anche un polo turistico e quindi c'è bisogno di un ospedale presente soprattutto in certi periodi quando diciamo questo diventa una metropoli, no? Quindi lei cosa ne pensa, che si farà un ospedale unico o no? Ma è stato votato quasi all'unanimità dai sindaci, votato in consiglio comunale a Verbania con un voto ampio. Io sono per il futuro, lo dico, questo territorio ha vissuto da decenni le situazioni di decisioni prese, poi si tornava indietro, poi si approfondiva, poi si condivideva. Morale, ci ritroviamo oggi con due mezzi ospedali, ma non per la qualità del personale che lì lavora, ma perché non è più un servizio capace di lottare contro la mobilità passiva e di attrarre dei professionisti validi. Vogliamo dei servizi di qualità? Sì, e allora andiamo verso l'ospedale unico baricentrico. Vogliamo invece tenere la situazione attuale perché tutto funziona bene, allora avrà ragione Pizzi, dato che io credo che la regione, la gran parte dei sindaci del territorio e soprattutto i cittadini mirino a una sanità di qualità, pur con i tempi che si dilatano sempre oltremodo, infatti, questa è una reale preoccupazione. Infatti, Pizzi dice è stato detto in questa trasmissione dal vicepresidente Reschigna che si inizieranno i lavori nel 2019, cioè nell'ultimo anno di legislatura regionale, dice ci credo poco. Io credo che anche Reschigna e la regione facciano quello che riescono come tutti noi e mi creda che questo tema di prendere degli impegni, crederci fortemente e poi per lungaggini che ci sono ormai sempre, perché è così purtroppo in Italia, e faccio anche presente che il nuovo codice degli appalti in realtà non ha favorito una maggiore velocità, e noi ci confrontiamo con questa realtà, è quella la fatica amministrativa. Certo. Io non ho motivo di credere, ma neanche nessun fatto, cioè siamo sempre qui, addirittura siamo all'interpretazione psicologica delle intenzioni politiche da parte del sindaco di Domodossola, va bene, lo capisco, lui l'ha detto, ha fatto la campagna elettorale sull'ospedale, il no all'ospedale, io sono quasi sempre per il sì, cioè io preferisco tentare di cambiare però la realtà. Però su una cosa immagino che lei sia d'accordo con il sindaco di Domodossola quando dice c'è comunque un accordo che finché non si apre il nuovo ospedale, i due ospedali che ci sono vengono salvaguardati, i due DEA vengono salvaguardati. Questa è stata la condizione per mettersi a trattare sul nuovo ospedale, da questo non se ne usciva. Quindi su questo c'è l'accordo. Dopo 7 mesi con quella vicenda del DEA che doveva chiudere, tra l'altro c'era anche l'alluvione, una situazione di estrema emergenza, avrei fatto di tutto per salvaguardare, ma anche certo, molto oltre salvaguardare l'ospedale Castelli, che ripeto è un ospedale che funziona, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. Ecco, l'altro rischio che molti vedono, va bene, si farà l'ospedale nuovo, forse sì, non più nei tempi ristretti che si pensava, si allungano un po' i tempi. Si dice che sulla carta si mantengono i due servizi, i due ospedali, i due DEA, ma poi di fatto si fanno morire, nel senso che non si rinnovano i primariati, non si incrementano i servizi. Ma anche qui non mi risulta sia questa la realtà. Credo
che siano stati fatti, faccio esempio su Castelli perché lo conosco sicuramente molto bene, pur apprezzando il piano dei servizi, avendo avuto anche un'esperienza in diretta, il San Biagio, a me pare che ginecologia ostetricia, che era un problema a Verbania, sia stato risolto. Mi sembra che anche oncologia, che era il vero fiore all'occhiello del nostro ospedale, abbia avuto una risoluzione positiva. Sì, io però vedo, in questo momento senza primario. Credo che le cose stiano trovando una, così, una loro composizione. Sì. La difficoltà di trovare primari che vengono a Verbania, qualche dubbio anche a Pizzi dovrebbe farla venire, perché vuol dire che non siamo attrattivi, non c'è la corsa per venire a Verbania, né tantomeno a Domodossola. Bene, mi sa, abbiamo fatto una bella chiacchierata, penso che abbiamo toccato tantissimi argomenti, abbiamo dato nel limite del possibile la voce a tutti i gruppi di opposizione e di minoranza, non abbiamo fatto parlare la maggioranza perché, voglio dire, avrebbe probabilmente... Probabilmente avrebbe dato ragione al sindaco, magari qualche volta no, non lo so. Anche la sua maggioranza ogni tanto è abbastanza vivace. Io sono molto portata alla dialettica, nel senso, a me piace molto confrontarmi, per cui le critiche, le osservazioni, peraltro ogni giorno ne ricevo da cittadini, a me non dispiacciono. Certo. Sono un po' quelle le accuse infondate, così, quelle parole, gli slogan... detti senza una ragione, privi di contenuto, che questo sì, magari mi spazientiscono anche, ognuno ha anche il suo carattere, il suo carattere. Per cui viene anche fuori questa esperienza. È conosciuta come un caratterino. Forse perché lo si dice delle donne, difficilmente lo si dice di un uomo. Ecco, quindi... degli uomini si dicono un caratteraccio. Va bene, chiudiamo con questa battuta, io la ringrazio per la sua cortesia, la sua disponibilità, spero comunque che questa puntata sia risultata utile per dare la voce a chi non la pensa come lei e per dare a lei la possibilità di raccontare quello che state facendo, quindi io la ringrazio molto ancora. Grazie a voi. Naturalmente un grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre con il Sasso nello Stagno, arrivederci.